Buonasera a tutti e benvenuti alla serata di inaugurazione e di presentazione della mostra Contagio, le carte della peste e della pandemia, che sarà visitabile da domani presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto. Come vedete, sarà una serata un po' sui generis, una serata che vive, nostro malgrado, dentro un vuoto. Ciononostante, mi auguro che si riesca a essere abbastanza piacevoli e stimolanti da indurvi, suggerirvi quali possono essere i motivi per cui questa mostra va visitata, va capita e va compresa. Cercherò di raccontarvi come, grazie al gruppo di lavoro che ha collaborato alla realizzazione di questa mostra, sia stato possibile dare concretezza e realtà a questo progetto espositivo e di ricerca. Naturalmente inizierò cedendo volentieri la parola all'assessore alla cultura di Castelfranco Veneto, Roberta Garbuio, in rappresentanza dell'amministrazione comunale che ha creduto e ha sostenuto questo nostro progetto. Dopo aver anticipato nei giorni scorsi alla stampa la mostra Il contagio, le carte della peste e della pandemia, procediamo all'inaugurazione. Un'inaugurazione un po' anomala, inusuale, sebbene originale e nel rispetto delle restrizioni pandemiche. Tante sono le novità che la caratterizzano, a partire dalla prevista gratuità per il primo mese di apertura. È un gesto fortemente voluto dall'amministrazione comunale, sia per incentivare i cittadini a riprendersi la loro quotidianità, sia per, come un gesto di supporto, di sostegno a tutti gli operatori del settore che stanno facendo in questo momento un grande sforzo per mantenere viva la cultura che è la nostra memoria, che è la nostra identità per noi e per i nostri figli. La mostra poi consta di un esteso percorso espositivo disposto su tre piani e anche questo è un elemento caratterizzante. È particolarmente poi interessante ed importante in quanto permette e mette a disposizione del visitatore una parte dell'ampio patrimonio artistico e culturale contenuto nell'archivio storico del comune di Castelfranco, essendo presente ben oltre 90 documenti in originale. Con questa mostra, quindi, abbiamo voluto rappresentare e meglio comprendere il difficile momento pandemico che da più di un anno ha cambiato le nostre abitudini di vita ed è entrato in maniera prepotente nelle nostre vite, confrontandolo con singoli momenti occorsi nel passato e il risultato è stato veramente incredibile. Abbiamo riscontrato infatti poche differenze e tante similitudini. Infine, il tema di questa mostra sarà accompagnato da eventi editi sempre dalla biblioteca, con le testimonianze di artisti e scrittori di un rilevante calibro. Concludo ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra, a partire ovviamente dal curatore, il dottor Matteo Melchiorre, e da tutto lo staff per il grande lavoro che hanno svolto con tanta passione, studio e minuziosità nella ricerca, nonché l'architetto Giuliana Zanella per l'allestimento della mostra ed infine coloro che si sono occupati della comunicazione, che hanno dovuto inventarsi una comunicazione diversa rispetto a quello che eravamo abituati. Ringrazio dunque Giulio Favotto e Diamante Beghetto. E infine quindi vi invito caldamente a visitarla quanto prima. Ringrazio dunque l'assessore Roberta Garbuio per le sue parole e procediamo nel racconto di questa mostra. Vi presenterò una mostra con cui si attraversano quasi 3 secoli
quasi 3 secoli di storia nella piena età moderna e ci muoveremo attraverso una serie di suggestioni, una serie di linguaggi e in un continuo dialogo appunto tra linguaggi e tra epoche. Una delle caratteristiche salienti di questa mostra, infatti, consiste proprio nella ricerca che noi abbiamo cercato di tenere sempre presente, sempre viva, tra presente e passato. Ho trascritto qui in questo mio blocco di appunti che tramanda un po' il percorso che abbiamo seguito per arrivare a questa inaugurazione, una delle prime riflessioni, diciamo, di contorno, di concetto che avevamo fatto e che dice più o meno così. No, più o meno, dice letteralmente così. Vi sono momenti in cui qualcosa del passato sembra riproporsi. Paure, reazioni e domande che sembravano sepolte sotto il peso dei secoli, si sono risvegliate nella nostra quotidianità. Un confronto critico con il passato può dunque aiutarci a leggere qualche spicchio del presente? Questa è stata, in fondo, la nostra domanda di base. Non è una domanda così scontata, troppo facile sarebbe dire che sì, il passato ci è maestro, la storia insegna, ma forse occorrerebbe capire meglio questa stessa domanda. Noi infatti abbiamo scelto di, al limite, un aiuto alla lettura di uno spicchio del presente. Non pretendiamo affatto che il passato ci insegni come comportarci nel presente. Ma la mostra nasce proprio qui, in questo contesto, in questo incrocio tra passato e presente, in questo tentativo di stabilire una relazione tra una situazione che stiamo vivendo e che nessuno di noi, soltanto un anno fa, avrebbe minimamente immaginato di poter vivere, e momenti invece del passato in cui questa situazione non era certo la regola, ma non era neanche un'eventualità così infrequente. Noi dunque attraverseremo Castelfranco Veneto durante l'età moderna, in quei secoli in cui le pesti erano una presenza ricorrente, e cercheremo di vedere cosa esce da questo dialogo tra il mondo contemporaneo da un lato e il passato dall'altro. Del resto, questa mostra è nata in quel momento specifico del nostro presente, come del resto potrà, ben raccontare questo piccolo contributo che adesso, vi proporremo. Just your mouth, just your La biblioteca era just vuota, your sospesa, amazing irreale. voice, just your Camminavo tra i tavoli e gli scaffali da un piano all'altro, meravigliandomi di quel vuoto imposto e disorientante. Poi mi sono spinto oltre la porta dell'archivio. Volevo cercarvi più antiche sospensioni, più antichi vuoti, gli anni delle pesti, delle epidemie, dei contagi. Volevo vedere come andassero le cose in tempi lontani, ma divenuti in pochi mesi assai meno lontani. Ho sfogliato registri, aperto buste, sciolto filze, srotolato mazzi. E le carte della peste, una dopo l'altra, numerose, sono venute fuori dal loro buio. Mi è parso di intravedervi parole, logiche e preoccupazioni della nostra quotidianità impensabilmente stravolta. Questa mostra è nata così. Un percorso nel passato per comprendere che nell'agire e nel pensare umano qualcosa cambia e qualcosa, invece, si ripresenta e perdura. Questa mostra dunque esce letteralmente dall'archivio storico di Castelfranco Veneto, il quale è un fondo di straordinaria ricchezza e oggetto di una pluridecennale attività di conservazione, custodia, descrizione. Da parte di molti studiosi che hanno frequentato il nostro archivio abbiamo ricevuto diverse notazioni circa l'effettiva ricchezza sia quantitativa che qualitativa del materiale archivistico, soprattutto per i secoli della piena età moderna. Ed è proprio qui che noi abbiamo scelto di, per così dire, affondare la nostra vanga e cercare di capire cosa questi documenti,
potessero dirci delle pesti che colpirono Castelfranco appunto nella piena età moderna. Il documento, l'oggetto d'archivio, è dunque il protagonista di questa mostra. È una mostra documentaria che ha al centro dei documenti che noi abbiamo, come vedrà chi andrà a visitare la mostra, abbiamo sempre cercato di trattare sia come oggetto di contenuto, sia, e spero che i puristi della filologia archivistica lo se ne abbiano, anche come oggetto con una sua propria forza estetica, in grado di comunicare una bellezza come oggetto. I documenti, che sono il cuore della nostra mostra, non sono tuttavia gli unici protagonisti della mostra. Vi sono molti altri materiali che li accompagnano e che dialogano con essi. Innanzitutto, ci sono degli oggetti che provengono dalla cultura materiale dell'epoca che affrontiamo. Non li indicherò, ma possono essere, giusto a titolo d'esempio, dei sigilli. Vi sono poi i libri a stampa, alcuni provenienti da biblioteche e istituti di conservazione, che qui ringrazio, che ce li hanno concessi in prestito, e mi riferisco principalmente alla Biblioteca Comunale di Treviso, alla Biblioteca Civica di Feltre e alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Oltre a questo, una parte essenziale della mostra riguarda altri materiali iconografici, di natura iconografica. La gran parte sono materiali trattati graficamente, scelti in particolari dettagli, in grado di rivelare come la peste venisse iconograficamente rappresentata e concepita. Altri soggetti iconografici, invece, sono veri e propri originali, dipinti e stampe. Oltre a questo, abbiamo sempre in mostra anche la fotografia, aspetto su cui poi magari tornerò in maniera un po' più diffusa. Fotografia contemporanea, di momenti della nostra contemporaneità. E ancora le installazioni. Appunto, poiché come detto prima, questa mostra è un dialogo tra presente e passato, abbiamo cercato di metterlo, questo presente, dentro le teche e dentro la mostra. Infine, perlomeno dovrei citare altri due materiali che troveremo in mostra. Le suggestioni audiovisive. Abbiamo dei suoni, delle voci, delle illustrazioni animate e poi abbiamo la letteratura. Abbiamo cioè delle citazioni provenienti da quelli che comunque mi piace chiamare pestigrafi, che nel corso dei secoli hanno descritto momenti legati a grandi epidemie. Il fatto è dunque che questa mostra, che si chiama contagio perché parla di contagi, ma anche perché abbiamo costantemente cercato di contagiare tra di loro queste diverse tipologie di materiali che abbiamo trovato in mostra. Quindi il contagio dei linguaggi è continuo, sarà un gioco continuo che si rincorrerà su ciascuno dei tre piani del museo nei quali la mostra si sviluppa. Così, dopo il tempo della ricerca, è arrivato il tempo del comporre. Le idee, le immagini, i testi, le parole, i suoni si sono affiancati ai documenti, assieme ai colori, in una forma contemporanea. Un magma vivo di contenuti e linguaggi ha trovato espressione in un tema visivo dove il viola e il verde, come il passato e il presente, si contaminano. Il patrimonio dei documenti d'archivio prende così nuova vita. Thank you.
Rivedere adesso queste immagini che vi abbiamo appena proposto mi fa tornare volentieri alla memoria i mesi nel corso dei quali questa mostra è stata costruita, pensata, riscritta, modificata, fino ad arrivare al risultato attuale, che è quello attualmente allestito in Museo Casa Giorgione. Naturalmente, costruire una mostra di questo tipo, che parte dalla ricerca e arriva alla costruzione della sua narrazione visiva, è un percorso lungo che richiede competenze diverse. E il gruppo che si è formato attorno a questo progetto è un gruppo molto forte, che è riuscito a superare anche alcune oggettive difficoltà di natura anche strettamente allestitiva. E mi piace ricordare tra i componenti di questo gruppo l'architetto Giuliana Zanella, che si è occupato della progettazione degli allestimenti, Giulio Favotto e Diamante Beghetto, che si sono occupati invece dell'identità visiva, della comunicazione e della fotografia, e ancora Enrico Gatto, che mi ha assistito nelle ricerche archivistiche, è un giovane storico molto bravo, e ancora Luca Antonello, che ci ha accompagnato in tutto quello che riguardava riprese, fotografia e così via. Dunque, come raccontare in questo contesto, senza avere qui con me le persone che con me hanno costruito questa mostra, tutti i passi che si sono fatti, tutte le valutazioni che hanno portato a questo risultato? Naturalmente non ci resta altra soluzione che provare a collegarci con loro e sentire quello che ciascuno di loro ci dirà rispetto alla loro parte di operato nel corso della mostra. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie Buonasera. Matteo, grazie alla biblioteca, al museo e grazie alla città di Castelfranco Veneto. E da parte mia, di Diamante, che è qui con me, e di Giuliana Zanella, che non è qui con noi, perché non siamo riusciti a trascinarla davanti a queste diavolerie tecnologiche. Ma poiché questo è un lavoro che ha visto una squadra di persone collaborare, condividere, scontrarsi. Abbiamo pensato fosse davvero importante esserci tutti presenti. Quindi abbiamo fatto un trabocchetto. In questi giorni in museo abbiamo a lungo ripreso la mostra per raccontarla e c'erano videocamere e microfoni seminati un po' ovunque. Quindi l'ho trascinata nella sala del fregio per ragionare assieme su quello che lei avrebbe voluto raccontare del lavoro fatto. E una videocamera, un microfono erano accesi, quindi vi mostriamo un breve estratto di questa intervista rubata. A me sembra un punto giusto perché è immediatamente in relazione con il fregio. Il fregio del Giorgione è la parte più importante del palazzo, quindi deve esserci questa relazione, perché il fregio è un ragionamento filosofico alla fine, no? Quindi è giusto metterlo in evidenza. E secondo me è giusto anche questo lavoro che abbiamo fatto di costruzione di spazio dentro lo spazio, no? Con questi pannelli che si staccano dai muri. Devi avere un confronto con l'edificio, no? E questo non mi sembra male, ecco. Mi sembrano quasi delle stanze dentro le stanze. Rappresentano tra l'altro ogni tema di quello che Matteo voleva dire. E quindi questa successione di angoli, di stanze aperte, mi sembra che funzioni. Penso che sia stato molto interessante il momento iniziale del lavoro, dove ci siamo intanto conosciuti per la prima volta, perché anche È stato un piacere. lavorare assieme prevede sempre un momento di accordamento, di accordo come degli strumenti musicali, Di di scontro. scontro. Ed è stato penso Di importante capirci. come ci si sia trovati in questo viola. Del lavoro che ha fatto Matteo mi è piaciuto, di questa mostra, mi è piaciuto il fatto che sia l'esito di una ricerca. Quindi non è il documento buttato lì, esposto, ma c'è una sintesi.
c'è una sintesi, un percorso. C'è un raccontare che diventa attuale, che diventa tanto più adesso con questa pandemia. E poi anche la gerarchia dei testi non mi dispiace. Il titolo, sì. Il dizionario, sì. Ma allora, la citazione, anche questa immagine così drammatica, forte, vicino a quello, non so qual è più drammatica. Sui pannelli che funzionano così, perché sono stati pensati in modo modulare, no? In modo di assemblati in opera, ragionando naturalmente sui volumi di ogni ambiente, sono quindi smontabili, immagazzinabili e riusabili, cosa fondamentale perché di questi tempi il risparmio mi sembra che sia una cosa fondamentale. L'aspetto poi di temporaneità, di un atempo che hanno queste strutture, tornano anche in questo tipo di struttura. Sono tavoli volutamente poveri, infatti sono cavalletti semplicissimi, elementari, piani elementari, dove si appoggiano appunto i manoscritti che sono comunque protetti dal vetro e illuminati con piccoli LED. Quindi anche questo è il nostro gioco, mi sembra, dell'allestimento, no? Del contrapporsi alla fisicità della struttura edilizia, ma anche di quel importante, impegnativo allestimento che c'è, stabile che c'è al piano terra. E abbiamo usato questi pannelli viola, che appunto riprendono i fondi, la pannellatura principale. E l'interno delle vetrine è stato esattamente trattato nello stesso modo in cui è stata trattata la grafica lì, con le didascalie che spesso sono una piccola narrazione del testo che è esposto, sì. Non è una semplice didascalia. Esatto, sono didascalie molto intense. È qualcosa in più, sì, è qualcosa in più proprio per facilitare la lettura e la godibilità del testo, pare. Volevamo una contrapposizione, un accenno alla modernità, una commistione della pandemia di peste con la pandemia che stiamo vivendo. E quindi come rappresentare questo? Con oggetti, con quello che diventa il rifiuto di questo momento, i guanti di plastica, le mascherine, le bottigliette di disinfettante. E quindi le abbiamo inserite qua e là in queste vetrine. Oggi, vedere questi oggetti, vedere un guanto chirurgico affiancato a un documento originale dell'epoca della peste, penso che sia un'immagine potente che lasciamo. Sì. E che dà anche, stabilisce il senso di questa mostra e di questa ricerca di Matteo. Speriamo Giuliana ci perdoni per questa furbata. Lei si è concentrata giustamente sulla componente architettonica dell'allestimento della mostra. Con Diamante adesso proviamo a proporre qualche riflessione su il resto del lavoro che è stato fatto. Quando l'estate scorsa Matteo, tra una prima ondata e una seconda ondata, mi ha presentato la ricerca che aveva fatto, l'impatto e la sorpresa sono stati immediati. Cercare di definire e capire il nostro oggi osservando quanto accaduto ieri è stato potentissimo. E come questi documenti si ponessero immediatamente in dialogo con il presente, creando nella mia testa un continuo avanti e indietro di riflessioni e una rete di emozioni, umori, pensieri, un mix. Quindi la sua richiesta di pensare, ideare un modo per comunicare e raccontare tutto questo è stato immediata la necessità di ragionare su un linguaggio, una forma visiva per raccontare questo dualismo da un lato, ma anche la varietà di contenuti che c'erano. Ecco, lavoro con Diamante da diversi anni e la sua capacità di creare e combinare linguaggi e tecniche per ideare spesso nuove forme
di comunicazione visiva è una risorsa in un progetto di comunicazione assolutamente preziosa. E da qui le ho chiesto, Dia, come facciamo a raccontare questa complessità? Grazie Giulio, è sempre bello lavorare assieme. Cosa abbiamo fatto e come abbiamo fatto? Abbiamo analizzato il tema contagio sotto due punti di vista differenti. Il primo è un punto di vista più scientifico, ovvero volevamo capire a livello grafico quali forme e quali movimenti dare. E perché non partire proprio dall'inizio? E quindi i batteri della peste visti a microscopio ci hanno rivelato delle cose molto interessanti. Ma è vero anche che il batterio di per sé ha un'accezione negativa che noi abbiamo voluto svecchiare e portare con un approccio più pittorico a un'accezione più positiva. E come farlo? Ci siamo collegati quindi al secondo punto di vista, che è quello dell'archivio, un archivio fatto di documenti, di carta, di polvere, di libri. E ci sono venuti in mente come si decoravano i libri una volta. Molto spesso si usava una tecnica chiamata marmorizzazione, che è una tecnica decorativa di stampa. Dell'inchiostro viene colato dentro a una bacinella d'acqua che rimane in superficie e la carta lo preleva creando delle macchie molto interessanti. Queste macchie, se si guardano attentamente, questa carta, se si guarda da vicino, crea delle forme contaminate di colori che assomigliano quasi a delle cellule, a dei batteri. E quindi abbiamo pensato che la soluzione giusta per questo progetto fosse proprio creare una marmorizzazione ad hoc. Queste sono state le basi per la nostra identità. Successivamente abbiamo pensato poi a quali dovevano essere i colori della mostra e abbiamo fatto un ragionamento più di sensazione. Cosa ci suggerivano le parole contagio, batteri, pandemia? E non essendo cose tangibili, ci hanno suggerito colori non terreni, non organici, ma più stranieri, extraterrestri, estranei. Per questo la scelta del verde acido e del viola acceso ci è sembrato l'accostamento più corretto. Quando siamo arrivati in museo presentando questa proposta di colori, la reazione è stata lì per lì colorita, perché quelli che per noi erano i colori della proposta di colori di comunicazione erano una proposta anche di colorazione dell'allestimento della mostra. Giuliana l'ha già ricordato, ma è nel ragionare su questo viola, nell'andare a sceglierlo assieme, individuarlo nella palette colori, che probabilmente siamo riusciti veramente a trovare il punto d'incontro fra l'allestimento e la comunicazione. Poi è arrivata la parte più importante, giusto Dia, quella di creare, dopo gli esperimenti che Diamante aveva già fatto in solitaria, di creare assieme questo marbling. Vediamo. Fatica ad espandersi, invece il verde fa proprio. Vado.
Ecco, come avete potuto vedere, io e Giulio ci siamo soffermati sulla tecnica della marmorizzazione, non tanto nella sua parte finale, ovvero la stampa su carta, ma sul suo passaggio intermedio, ovvero l'inchiostro in acqua. Ne abbiamo ritenuto più potente e coerente con la mostra, proprio perché gli inchiostri galleggiano, si contaminano, si dissolvono e si muovono. Questo per di più ci ha dato la possibilità anche di creare materiale di comunicazione con un family feeling coerente, quindi uguale, ma con immagini tutte differenti. Sì, ed erano l'elemento ideale per raccontare la varietà di situazioni in cui ci troviamo, la varietà di contenuti che facciamo parte di questa mostra. Infatti nei materiali poi della comunicazione, nei trailer, nei video, costantemente variamo la forma di questa marmorizzazione e di questo contagio visivo. Ai, mi sa che abbiamo perso Diamante. Stavamo dicendo, tutti questi elementi della nostra identità visiva sono diventati i mattoncini con cui poi la mostra, dal punto di vista della forma, è stata costruita. Sul lavoro di spazi e di architettura curato da Giuliana, era arrivato quindi il momento di inserire i vari livelli di contenuto proposti da Matteo. Un racconto, come detto, a livelli testuali, livelli iconografici, che abbiamo proprio anche fisicamente, con supporti diversi, stratificato nell'esposizione. Giuliana ha già evidenziato come l'operazione curata da Matteo non sia un'operazione di selezione, di semplice selezione di documenti interessanti, ma sia di sintesi. È questa sintesi che noi abbiamo voluto comunicare in maniera forte nelle scelte espositive. È questa sintesi fra passato e presente, questo rapporto fra passato e contemporaneo, che ha avuto varie forme. Lo possiamo trovare nella titolazione delle sezioni. Ci sono queste parole molto grandi, accompagnate dalla loro definizione da vocabolario, che contrastano e dialogano con i contenuti della storia passata. Lo possiamo trovare negli oggetti, dove i documenti su fondo nero, sia documenti dal vivo che quelli esposti, dialogano con oggetti della quotidianità che una volta c'erano estranei. Lo troviamo infine, questo rapporto fra passato e presente, nelle immagini. Le immagini meritano un discorso a parte, perché il contagio non è stato un lavoro semplice. Ci trovavamo a lavorare tra un'ondata e l'altra, tra una chiusura e l'altra, e a raccontare un passato che è ordinato, classificato, archiviato in cassetti. A volte magari sì, spunta qualche nuovo cassetto, ma la distanza dal passato ci permette anche di osservarlo e comprenderlo. Nei mesi scorsi e tuttora, la pandemia e il contagio cambiano costantemente forma, volti, problemi, sfumature, umori. Ognuno di noi anche vive esperienze personali che ci condizionano. Quindi scegliere delle immagini capaci di raccontare quello che stavamo vivendo non era un'operazione semplice. Per questo le immagini sono arrivate come ultimo tassello all'interno della mostra. E abbiamo scelto di raccontare questa precarietà, questa difficoltà, questo arrivare ad accettare che alcune immagini raccontassero il momento che stavamo vivendo, abbiamo scelto di darci una forma particolare che fosse in dialogo con i contenuti, ma al tempo stesso un po' aliena, estranea. E per questo le immagini sono state inserite con uno scotch verde, a testimonianza appunto della precarietà e della difficoltà di accettare queste immagini. Tutti questi elementi li ritroviamo nel trailer che guardiamo ora. Grazie. Grazie.
Dunque, la costruzione di questa mostra si è poi dunque tradotta in un impianto molto particolare che si incentra su 18 parole. Mi spiego un po' meglio. Nel momento in cui, raccolto il materiale, individuati i linguaggi che volevamo contaminare, si è posto il problema di come mettere giù la narrazione di questi contenuti usciti dall'archivio, usciti dall'iconografia e usciti dagli oggetti della cultura materiale. Il proposito di dialogare col presente, peraltro, ci poneva anche questo secondo problema di come confrontare il presente rispetto ai dati che stavamo raccogliendo dall'archivio. A questo proposito mi piace ricordare un'osservazione fatta, che mi è stata rivolta da un amico mentre stavamo allestendo questa mostra. Mi ha detto: ma non credi che forse la gente oggi non abbia voglia di sentir parlare ancora e ancora di questi temi con quello che stiamo tuttora vivendo? Io gli ho risposto che effettivamente ci sono due fondamentali approcci rispetto a quello che ci accade. Da un lato quello di provare a chiudere gli occhi, di distrarci, e dall'altro quello di provare a sviluppare un approccio critico. E per quel che riguarda la prima modalità, ho ricordato a questo mio amico quello che succede con una nota serie televisiva che è Un posto al sole, nella quale di solito c'è l'abitudine di avere un dialogo continuo col presente effettivo, reale, per cui se il giorno dopo c'è Napoli-Atalanta, Raffaele Giordano dice: domani c'è Napoli-Atalanta. Quello che mi ha sorpreso, io seguo questa serie, lo ammetto, è scomparsa la pandemia, non c'è una mascherina in Un posto al sole, non c'è un distanziamento, si continua ad andare al bar, si continuano a fare delle splendide feste, delle splendide vacanze. Questo è un modo di dire: distraiamoci, pensiamo ad altro. Non dico che sia un modo peggiore, illegittimo, ma è una modalità. Noi invece abbiamo cercato di fare qualcos'altro, abbiamo cercato di soffermarci su quello che accadeva, introducendo nella lettura rispetto a quello che ci sta accadendo il distanziamento, parola peraltro significativa, che ci deriva dal rapporto con fatti del passato. Ci siamo detti: vuoi che questo distanziamento rispetto a fatti lontani non ci consenta di vedere con la prospettiva più distante meglio qualcosa di quello che ci accade? E dunque abbiamo scelto di imperniare la mostra su queste 18 parole. 18 parole che vengono tutte fuori dalla retorica quotidiana in cui noi ci siamo trovati improvvisamente immersi. Parole che ripetiamo, parole che sentiamo, parole che leggiamo sui giornali, ma che forse nel loro significato primo non comprendiamo fino in fondo. Ragion per cui, dopo un attacco della mostra che muove naturalmente da un personaggio che al Museo Casa Giorgione non poteva essere dimenticato, e cioè Giorgione, che è appunto morto di peste a Venezia nel 1510, le successive sezioni della mostra, al piano secondo e al piano primo, scusatemi, e al piano secondo, si concentrano su queste parole. Sono parole come distanziamento, come focolai, come pandemia, come lockdown, monitoraggio, furbetti, delazioni, seconda ondata, task force. Ora, queste parole, questo è il punto, corrispondono esattamente a quello che noi abbiamo trovato nei documenti del 500, del 600, del 700. E perciò le sezioni della mostra e i documenti che noi esponiamo sezione per sezione si raccolgono, si coagulano attorno a queste parole chiave. Per renderle meglio intelligibili, abbiamo peraltro pensato di ricorrere alla fedeltà immancabile del lemma, cioè all'esattezza strabiliante del vocabolario. Prendiamo quella parola, su quella parola intitoliamo la sezione e subito sotto diamo una definizione di vocabolario. Esatta, puntuale, precisa, neutra, distaccata. Una definizione che è stata scritta
senza minimamente pensare che un domani, su quella parola lì, ci sarebbe stato il Covid. Dopodiché si entra nei documenti, si inizia a raccontare quello che a Castelfranco avveniva durante la peste, come si reagiva, quali iniziative di contenimento erano state messe in essere, come in buona sostanza la società si muoveva in quei contesti. In ogni sezione, naturalmente, il visitatore troverà accanto ai documenti originali esposti in teca, troverà l'iconografia, troverà qualche traccia del Covid e troverà naturalmente anche delle riproduzioni di documenti d'archivio. E via via, in questo percorso, il visitatore toccherà una per una le nostre 18 parole chiave e alla fine della mostra, questo è il nostro auspicio, guarderà quello che sta vivendo con un occhio un po' più critico. Nel momento in cui i faldoni, i registri, uscivano dagli scaffali dell'archivio storico e andavano sui tavoli in cui li studiavamo, capitava spesso con Enrico Gatto, col quale appunto questo scambio sul documento è stato pressoché continuo, il fatto che noi ci chiedessimo come possiamo spiegare a chi normalmente non legge questo tipo di documenti, cosa si può trovare dentro un documento. E quindi è nata lì questo tentativo di provare a descrivere con esattezza quello che noi leggevamo, far capire cioè cosa accadeva con le pesti che colpirono Castelfranco nell'età moderna. Noi abbiamo trovato fondamentalmente tre grandi epidemie, quella del 1575-77, quella del 1630-31 e quella del 1712-13. Quest'ultima l'abbiamo lasciata un po' sullo sfondo. Del resto, le precedenti due epidemie si segnalano come due tra le più terribili della storia. Solo per dare qualche numero, in modo tale che si riesca a focalizzare di che cosa stiamo parlando, diciamo che con la peste del 1575-77 a Venezia vi furono qualcosa come 46.000 morti, che nel territorio veronese, nella peste del 1630-31, si è calcolata una mortalità del 60%. Padova passa dai 30.000 ai 12.000 abitanti, quindi siamo di fronte a un dramma terribile. A Castelfranco tutto questo noi lo vediamo nei documenti. Cosa vediamo? Vediamo d'improvviso la notizia della peste che arriva in città, che arriva, si diffonde e comporta subito un immediato intervento da parte delle magistrature cittadine e quindi inizialmente designare i provveditori alla sanità, certamente, che si occupino completamente dell'emergenza sanitaria, con fondi straordinari, con una dedizione quotidiana. E dunque ecco che si erigono i rastelli alle porte principali della città e a tutte le vie che dal territorio portano a Castelfranco, veri e propri sbarramenti, chiusi con tavole, porte, portoni e guardie che li presidiano. Non si entra, non si esce, la città si chiude, si rinchiude. E ancora, cosa succede poi all'interno di quella città? Si muore, certamente, si muore. E quindi si creano delle soluzioni per ridurre questa mortalità. Ecco il lazzaretto, che anche a Castelfranco, come in tutte le città appestate, diventa un luogo simbolo della peste. Castelfranco si trovava in una località chiamata Ronzivale. Oltre al lazzaretto, le quarantene, le case chiuse, le persone che vengono visitate dai medici di comunità attraverso le finestre, perché non possono uscire, la crisi economica, la gente che non può lavorare. E la peste che colpisce tutti, che colpisce il povero, colpisce il ricco, colpisce l'impotente e colpisce il potente, perché il podestà di Castelfranco, il podestà veneziano, nella peste del 1575, quando muore una sua massara, presumibilmente di peste,
Lui stesso si fa la quarantena e se la vede molto brutta. Questa è la città pestata che noi vediamo, una città in cui il controllo da parte dello Stato diventa fortissimo e in cui per reazione la gente comincia a provare a sottrarsi a questo controllo, a fare qualcosa per riguadagnare margini di libertà d'azione. E da qui quella valanga, letteralmente quella valanga di processi di sanità che noi troviamo in archivio. Processi contro dei soldati che a cavallo sfondano i rastelli a Borgo Treviso e entrano in città come niente fosse. Processi contro un tizio che viene da Venezia, di nome Giacinto, e che muore in una casa di Castelfranco. E questo è uno dei processi su cui in mostra dedichiamo molta attenzione, perché volevamo provare a confrontarci su come raccontare un processo di questo tipo che letteralmente ci prende e ci mette dentro la Castelfranco appestata del 1630-31. E per questo ci siamo rivolti all'illustratore Jimmy Trotter e gli abbiamo chiesto come possiamo raccontare in mostra, non in uno scritto, in un testo, un processo di questo tipo. E Jimmy ha realizzato per noi questa bellissima installazione video che sarà visibile in mostra e che racconta questo processo intentato, verrebbe da dire, contro il cadavere di questo Giacinto, che era un fabbro giunto a Castelfranco direttamente da Venezia in piena peste. E poi le lettere dei podestà, i dispacci scambiati tra una città e l'altra, le decisioni del Consiglio, le fedi di sanità, le proteste, le false notizie, le ricette mediche per preservare gli ambienti salubri per quanto possibile. Tutto questo è contagio, le carte della peste e la pandemia. È letteralmente un'immersione in quegli anni neri. Urgenti bisogni, 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 urgenti bisogni. Bisogno di ritrovare il luogo opportuno di accomodarsi per ponere un lazzaretto per bisogno dei sospetti. Il mal contagioso non si è fermato nei luoghi soli del territorio di Bergamo. Giuseppe Keberle, detto Bagante, mio parrocchiano, è ammalato ed obbligato a letto. Tanto testifico, tacto, pectore, more sacerdotali, e t'affermo in quorum fidem. Bassano, terra infetta, anzi contaminata affatto dal contagio. Eretti restelli a confini, arrestando le persone e mercanzie che da colà venissero. Grandissimo danno. Lodato il Dio. Questa terra e il territorio insieme sono liberi. Non abbiamo villa alcuna sospetta. Urgenti bisogni. Testa con qualche mormorazione che le guardie degli rastelli alla sanità palamente esercitano il loro carico, e particolarmente quella che si ritrova al rastello del borgo verso Treviso, che ieri in particolare lasciò passare alcuni forestieri senza dimandargli la fede di sanità. Questi influssi di peste che in altre parti vanno vagando. Carico. Da dove vengono le voci che abbiamo appena sentito? Sono voci che, per così dire, abbiamo captato nelle fonti d'archivio. C'era stato anche infatti questo altro tentativo di rappresentazione in mostra del materiale che abbiamo studiato. Ovvero, questi documenti sono pieni di voci, tante volte sono letteralmente voci in prima persona, sono deposizioni processuali, sono discorsi pronunciati da magistrati, sono testimonianze scritte,
legate ad esempio alla stesura di ricette mediche. Ragione per cui noi non volevamo lasciare questa mostra orfana di questa captazione di voci che i documenti consentono di fare. Ragione per cui ne abbiamo selezionate alcune, letteralmente dei frammenti, dei piccoli frammenti, e abbiamo chiesto alla filodrammatica Guido Negri, che qui ringrazio, di leggere questi frammenti, che poi sono stati montati in questo percorso audio, che sarà peraltro esplorabile in mostra. A ben guardare, tuttavia, le voci dell'archivio non sono le uniche voci che noi possiamo cogliere nella mostra. In un certo modo sono voci anche i volti che noi vediamo nei numerosi soggetti iconografici che abbiamo ripreso. Che dire, ad esempio, dei numerosi volti che si succedono nella processione del grande quadro settecentesco che abbiamo avuto in prestito dall'Oratorio del Cristo di Castelfranco, e che dire soprattutto dello sguardo di San Rocco nella tela di Jacopo da Ponte proveniente dalla sacrestia del Duomo di Castelfranco Veneto. Anche quelle sono voci, anche quelli sono volti parlanti. E dunque mi sia consentito innanzitutto ringraziare Don Dionisio Salvadori, parroco del Duomo di Castelfranco, e Monsignor Don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e i Beni Culturali di Treviso, che ci hanno concesso in prestito queste due importanti opere. Poi vi sono anche degli altri, a dire il vero, crediti fotografici ai quali vogliamo esprimere la nostra gratitudine, e sono quelli dei numerosi istituti museali e archivistici che ci hanno concesso facoltà di riprodurre alcuni dei loro beni. Ricordo le gallerie dell'Accademia di Venezia, il Museo Diocesano di Padova, l'Archivio di Stato di Venezia e l'Archivio di Stato di Mantova, la National Gallery di Washington, la Biblioteca Universitaria di Sydney, la Scuola Grande di San Rocco a Venezia e il Patriarcato di Venezia. E dal momento che ormai abbiamo un po' preso questa china dei ringraziamenti, non potremmo certo dimenticare tutte le professionalità che fisicamente hanno reso possibile la messa in piedi della mostra. E dunque ringraziamo senz'altro la ditta Feltrin Legno, che si è occupata della pannellistica e delle teche, la ditta Elettrosystem Costruzioni Elettriche, che ci ha seguito appunto in tutto quello che concernesse l'illuminazione, e infine Print Materia, che si è occupata della stampa dei materiali che abbiamo in mostra, nonché della loro installazione. E infine un ringraziamento anche alle assicurazioni generali, che si sono occupati dell'assicurazione dei beni che abbiamo esposto in mostra. Ma dicevamo delle voci che risuonano nei documenti d'archivio e che ritroviamo, per così dire, nei volti dei soggetti iconografici che abbiamo esposto in mostra. Ma non sono solo queste le voci che il visitatore potrà incontrare visitando il Museo Casa Giorgione. Potrà incontrare infatti anche le voci di numerosi scrittori, storici e altri pestigrafi, per così dire, ossia di persone che nella letteratura si sono occupati di temi legati alla peste, magari non monograficamente, ma diciamo in maniera un po' tangente, tuttavia che hanno scritto e ci hanno lasciato degli oggetti testuali rispetto alla peste particolarmente intensi, particolarmente efficaci e particolarmente pungenti. In questo senso, muovendosi attraverso la mostra, incontreremo Orwell, incontreremo Tucidide, incontreremo Boccaccio, incontreremo Manzoni, Dostoevsky, Camus. In Sala Fregio, ad esempio, noi incontreremo Edgar Allan Poe. E mi piace soffermarmi un momento su questa specifica citazione, perché fa capire come in questa mostra si cerchi sempre quel dialogo con l'ambiente e con gli altri linguaggi che sono presenti in mostra. Si tratta di alcune righe che provengono dal racconto Ombra del 1835 e sono le seguenti. S'erano distese ovunque le nere ali della pestilenza,
ma a coloro che erano arguti conoscitori delle stelle non era ignoto quanto maligno fosse l'aspetto dei cieli, in cui, entrando Ariete, il pianeta Giove si trova in congiunzione col sinistro Saturno inanellato di rosso. Lo spirito proprio dei cieli, se molto non mi inganno, si disvelava non solo nella sfera terrestre, ma nelle anime, nelle immaginazioni, nelle meditazioni umane. E dunque in questa situazione, se da un lato c'è questa capacità che hanno le epidemie proprio di insinuarsi, come dice Poe, nelle anime, nelle immaginazioni, nelle meditazioni umane, dall'altro il motivo per cui abbiamo scelto di metterla proprio lì, nella sala del fregio, è legato alla chiave di lettura offerta da Poe, e cioè quella chiave di lettura così diffusa nelle pesti che abbiamo studiato a Castelfranco nell'età moderna, che è quella che stabilisce una diretta connessione tra i fenomeni epidemici e la situazione celeste, e cioè le congiunzioni astrali o fenomeni celesti particolarmente rilevanti. E del resto noi vediamo proprio questo descritto nel fregio di Giorgione. Vediamo una congiunzione astrale particolare, vediamo gli strumenti con cui si legge e si decifra il cielo, e vediamo anche, in un'altra sezione del fregio ancora, evidenti richiami alla scienza medica e alla medicina. E quindi il dialogo in questo senso tra le parole di Poe, un certo modo di leggere la peste, e quello che noi abbiamo di fronte guardando il fregio di Giorgione, ci aiuta proprio a mandare avanti, a continuare in questa commistione di dialoghi e di linguaggi. Peraltro, se parliamo di Giorgione, il cui destino, come abbiamo già detto, si è compiuto proprio sulla peste, se parliamo di peste, se parliamo di citazioni, di voci che si richiamano e che risuonano, il collegamento con il lavoro della compagnia Anagor viene naturale. Anagor è una compagnia fondata a Castelfranco nel 2000 e ormai una compagnia di caratura internazionale con produzioni internazionali e oggi diretta da Simone De Rai e Marco Menegoni, ai quali io adesso passerò appunto la parola affinché ci diano un esempio e ci dicano qualcosa sui modi con cui la peste, Giorgione, ma più in generale, una voce può entrare in una produzione e in un percorso di ricerca. Buonasera. Buonasera. Devo dire che il percorso della ricerca teatrale di Anagor ha più volte incrociato il senso, il timore, le conseguenze del contagio, ma non solo per la ricerca che abbiamo dedicato nel tempo a Giorgione per poterlo raccontare a teatro, ma anche in altre occasioni, in altri lavori. Ma devo dire che non è tanto la questione della pestilenza in sé, quanto piuttosto davvero il senso del contagio, cioè dell'entrare in contatto con il mondo e l'essere toccati dal mondo. E progressivamente il prendere coscienza che ogni cosa del mondo che viene toccata subisce il nostro contatto, si modifica e reagisce. La pandemia che noi viviamo in questi giorni, che ha toccato appunto le nostre vite, le vite di tante persone in tutto il mondo da un anno a questa parte, è anche il frutto di un contatto, di un'espansione della nostra società che tocca spazi naturali prima intoccati ed entra in contatto con agenti che a loro volta reagiscono e ci toccano di conseguenza. Quindi direi quasi in senso etimologico l'idea del contatto che ci ha interessato. E questa cosa non è specifica nostra, è una sensazione o anche un profondo disagio, una profonda inquietudine
che spesso avvertono gli artisti, che è una, un'inquietudine avvertita dagli artisti di ogni tempo. Giorgione, che ha subito un contagio fino a morirne, in realtà sembra nella sua opera parlare di questo timore o di questa inquietudine, appunto, di un mondo che tocca tutto e che di conseguenza sarà toccato da tutto. E questa ricerca della previsione delle conseguenze, questo scrutare i cieli, scrutare l'atmosfera, scrutare il proprio tempo, è il segno evidente della necessità di provare a capire come stanno le cose, di provare a capire quali sono le fonti del contagio e cercare di vedere in avanti, di guardare in prospettiva come evitarlo, come eventualmente cambiare il nostro modo di vivere. Guardare quindi il presente in prospettiva per poter immaginare il futuro. È questo in fondo quello che racconta il Fregio. Ma altri artisti sono stati toccati molto profondamente dalle pestilenze, anche in altro senso. Basta pensare a quella che sconvolse la fine del Cinquecento, i primi anni del Seicento, l'Europa, e che in Inghilterra provocò, non solo in Inghilterra, ma è molto famosa, insomma, è celebre la chiusura dei teatri londinesi di tutto il regno, che provocò anche la sospensione dei lavori di creazione e di produzione di intere compagnie e di autori, poeti molto importanti come William Shakespeare, per esempio. È a questa fase di sospensione, a questa fase di chiusura violenta dei teatri, perché appunto l'editto avvertiva, insomma, che gli assembramenti era evidente che provocavano un'espansione, una recrudescenza del contagio, quindi i luoghi di incontro dovevano essere chiusi. A questa fase di chiusura però noi dobbiamo un corpus poetico di Shakespeare veramente molto importante, senza il quale forse non l'avremmo, cioè la raccolta dei sonetti, che pare forse siano stati composti e dati alle stampe in questa fase di sospensione della produzione teatrale. Alla raccolta dei sonetti noi abbiamo dedicato uno dei nostri lavori, e non potevamo non sigillare la performance, non siglarla con la regale manifestazione della regina Elisabetta, che promulga e impone la chiusura dei teatri. Ed è questo un video che adesso vorremmo mostrarvi, ma lascio un secondo la parola anche a Marco, che per tante volte ha portato in tutta Italia il racconto di Giorgione e del senso del contagio. Sì, io vorrei un attimo ritornare a la suggestione che era posta all'inizio da te, cioè la voce, come la voce entra all'interno di un processo di creazione artistica nei nostri lavori. La voce è spesso
quella dimensione in cui si cerca di dare un corpo a, a una dimensione in cui il corpo è assente. Il documento ci parla, il documento che ha citato adesso Simone rispetto all'editto di Elisabetta prima, parla di persone che disperate si gettano nelle acque del Tamigi per cercare di trovare sollievo ai propri dolori. Ci parla di appunto teatri chiusi, di privazione del contatto fisico tra le persone, e quindi è come se il documento in realtà desse la possibilità di dare anche la voce a chi in quel documento la voce non ha. Altro esempio, noi sappiamo che Giorgione è morto di peste, però è solo da pochi anni, dal 2011, che un documento ci dice in modo incontrovertibile che è stato, una volta identificato il contagio, è stato posto in quarantena nell'isola del Lazzaretto. Ora immaginiamoci quest'uomo giovane che improvvisamente vede l'impossibilità di poter continuare a vivere quelli che poi saranno gli ultimi giorni della sua vita, l'impossibilità di restare in contatto con le persone che amava, le persone sue più care, e che è stato costretto a abbandonare tutto e a morire in un'isola segregato dalla comunità. E quindi è questo, è dare la voce significa avere una responsabilità rispetto, in questo caso, al documento storico. Ed è questo che fa, che è la particolarità, anche quello che trovo particolarmente interessante rispetto a questo percorso di mostra museale che sta per avere inizio. In tutto il regno infuria la peste. I cimiteri rigurgitano, i cadaveri si ammucchiano per le strade in cataste, senza distinzione fra nobili uomini e poveracci. Gli ammalati vengono segregati, strappati al conforto di parenti ed amici e confinati, ma ancora non è sufficiente. Molti si spogliano e si gettano nelle acque gelide del fiume. La morte ha piantato le tende in città. Chi fugge non ha certezza di sopravvivere. Dio è ovunque. I corpi infetti esalano vapori velenosi che corrompono l'aria. È necessario evitare chiunque è sospetto di contagio o frequentare luoghi affollati, riunirsi in assemblee, poiché tra la folla un solo infetto potrebbe contagiare molti. Siano dunque chiusi i teatri ed ogni luogo di incontro. Chiudetevi nelle vostre case, contenetevi, velatevi, imparate da me, mascheratevi. Le nostre maestà, infatti, lo dico a voi, recitano su palcoscenici in bella vista, esposte perché tutto il mondo le osservi. Gli sguardi di molti spiano le nostre azioni. Una macchia sulla nostra veste sarebbe presto notata e un fallo nelle nostre azioni rilevato all'istante. Dunque, fate come io faccio. Soffro
e non oso esibire il mio dolore. Amo, eppur devo mostrare che odio. Agisco, ma non oso dire che non avevo intenzione. Sembro muta, ma dentro ribollo. Sono e non sono. Gelo e tuttavia ardo, poiché da me un'altra me ho allontanato. Scalate le vette del ghiacciaio, ma se il vostro cuore vacilla, non scalatelo affatto. Io vi attenderò sulla cima. Sebbene il mio sesso sia considerato debole, troverete in me una roccia che nessun vento potrà scalfire. Io ho già contratto matrimonio con uno sposo che è tutto il regno. Vi assicuro che non c'è principe che ami i suoi sudditi più di quanto io ami voi. Io sono la vostra sacra regina e mai sarò costretta a qualcosa con violenza. E se non mi ubbidirete, vi accorcerò della testa. Grazie ad Anagor, dunque, e alla regina, naturalmente. E credo che su questo punto ci sia davvero poco da aggiungere. Anche la nostra presentazione di questa mostra può ora, direi, volgere al termine. E mi sarebbe piaciuto concluderla richiamando la chiusa della mostra stessa. Ma naturalmente non è cosa che si possa fare. Richiamerò soltanto una piccola nota di quella chiusa che forse ci aiuterà a dare un taglio, una prospettiva, uno sbocco ai temi che abbiamo trattato fin qui in una chiave un po' diversa. Il visitatore infatti incontrerà un particolare di una famosa pala di Tiepolo, la famosa pala di Santa Tecla a Este, in cui vediamo la peste scacciata, che se ne va, che si allontana dal mondo che ha fino a quel punto devastato. E perciò questa immagine, che è un'immagine molto forte e per un certo modo un'immagine di speranza, si collega a una frase che vorrei leggere. Si trova anche in mostra questa frase, da un libro di Sergio Givone che si chiama Metafisica della peste e che, a mio modo di vedere, è appunto una nota di speranza. È questa. La peste irrompe qui e ora. È una presenza intrusiva ed esclusiva. Coabita con le abitudini e i comportamenti quotidiani e li colonizza. Quando arriva, tutti i colori della vita si opacizzano e si oscurano. E ciò per cui non si avevano più occhi né sentimento torna ad apparire prezioso. Questa è un po' anche la chiave di lettura di speranza che noi con questa mostra vogliamo dare, e cioè che proprio questa sospensione, questa interruzione che in questi mesi stiamo vivendo, al di là dei drammi che si lascerà alle spalle, non ci aiuti magari a riscoprire cose molto preziose che nel nostro vivere quotidiano pre-pandemia non avevamo più di fronte agli occhi.
Grazie a tutti, dunque, a tutti coloro che hanno seguito questa presentazione in questa situazione un po', diciamo, un po' vuota, nostro malgrado, lo ripeto, e spero comunque da domani, quando la mostra aprirà finalmente al pubblico, di poter rivedervi presso il Museo Casa Giorgione. Prima di salutarvi vorrei però ricordare un'ultima cosa, e cioè che lungo i mesi della mostra, che si protrarranno appunto fino al 27 giugno, sarà possibile seguire una serie di incontri con ospiti di straordinario livello, che mi piacerebbe già svelare, ma lo faremo più avanti, che ci aiuteranno ad addentrarci in questi temi, sempre con lo sguardo sospeso tra il passato e il presente. Grazie ancora a tutti quanti e buona serata.